Eccoci qua ragazzi, buonasera, buonasera, buonasera a tutti, buonasera, buonasera, buonasera. Ringraziamo sempre Royes, c'è il link qua sotto in descrizione quando appunto la cosa sarà su YouTube, per poter acquistare il CP a prezzi veramente top, quindi mi raccomando, contattate, ragazzi, non riesco a parlare stasera, contattatelo su Instagram, ripeto, il link lo troverete poi in descrizione. Sono l'Oleg che sta editando il video, motivo per cui ho gli occhiali, tanto sperando che non ci sia il riflesso, ma probabilmente ci sarà. E vi volevo avvisare che c'è anche un altro ragazzo con cui adesso ho iniziato la collaborazione, quindi sono in parallelo sia Royes che questo ragazzo, la sua pagina è la casa di Code. Ciao ragazzo di Facebook, che tra l'altro devo ringraziare perché quest'estate durante il video che ho fatto con l'1v1 con Fiocco, con l'Oden mitico, mi aveva salvato il culo per poter prendere l'elicottero leggendario. Quindi trovate, sono stati vendendo la press list e trovate quindi in descrizione anche il link della sua pagina Facebook. Lui opera più su Facebook, mentre Royes più su Instagram. Quindi decidete voi quale dei due ragazzi scegliere. Sono entrambi affidabili, la casa di Kodka anche lui comunque è affidabile perché lo conosco poco. Molto meno rispetto a Royes, ma so che sta avendo un buon successo su Facebook, quindi potete contattare anche lui. È meglio che finisca di editare questo video che da una settimana che me lo porto appresso. Dovevamo iniziare a far vedere come si fanno le mimetiche oro dei lanciatori, perché i lanciatori sono sempre una rottura di coglioni, ma tanto tanto coglioni. Partiamo subito con l'FJ. Una volta equipaggiato l'FJ, però, mi raccomando, mettete per quanto riguarda il perk blu il lanciatore plus, perché avete un colpo in più. Come mappa, ragazzi, tutti e quattro lanciatori sempre rust, tutti contro tutti. Andrea, facci il recap per quanto riguarda l'FJ di tutte le sei mimetiche, dalla sabbia fino al rettile, vai. Sabbia sblocca distruggendo 50 serie di qualsiasi di punti qualsiasi. Drago, distruggi 30 volte qualsiasi serie di punti aerea. Già sabbia e drago la potete fare insieme. Feccia, sblocca distruggendo 30 UAV. Igre, distruggi 10 volte qualsiasi serie di punti terrestri. Le torrette, torretta scudo. Giungla, blocca effettuando 18 doppie uccisioni con colpi singoli di lanciatore. Rettile sono le 10 mezzi In Battle in Royale. Battle Royale. Allora, io, persona che magari deve fare la mimetica, che cosa faccio? Lanciatore plus, il perk blu che ci permette di avere una munizione in più del lanciatore. I miei due compagni, che cosa devono avere? Torretta scudo, UAV e torretta SAM. Dovete avere queste tre. Nel perk blu si deve mettere integralista, perché almeno quando fa le kill ha 25% in più dei punti. Ovviamente si devono anche coordinare un attimo, perché se Kevin e Andrea sbloccano due UAV, mettono una torretta e l'altra. E la torretta SAM sono già 6 punti, 6 serie punti, ma l'UAV dopo un paio di secondi sparisce. Andrea dice: ho sbloccato l'UAV, lo mando io. Boom, perfetto. Poi quello che fa lanciarazzi distrugge. Kevin tirerà fuori l'altro UAV e quello con lanciarazzi glielo distrugge. Bisogna coordinarsi in questa maniera perché così innanzitutto si risparmia tempo, si fanno meno partite e in meno partite si riesce a completare questa rottura di cazzi. Perché mi sono messo Kevin e Andrea? Perché per quanto riguarda la mimetica, invece di con un colpo uccidere i due giocatori, i due miei compagni si mettono dietro al container che adesso vi faremo vedere di Rust, si metteranno uno di fianco all'altro, io mi ero per terra, li ammazzo entrambi e abbiamo fatto una delle X mimetiche. E questa è questa la mimetica. Adesso Andrea ha lanciato l'UAV, ora basta solo trovarlo. Per esempio, vedete, mi hanno sbloccato la torretta. Per la torretta ci vogliono sempre due colpi, eh. Adesso facciamoglielo fare a Kevin. Attaccati. Perfetto. Questa è la kill dall'altro punto di vista. Bravo questo youtuber comunque, eh. Tanto senso con lui. Io no. Passiamo al successivo lanciateur, l'SMRS. La sabbia non lo so perché ce le ho tutte. Sarà sicuramente uccidere un tot di nemici, perché la prima è sempre uccidere un tot di nemici. Drago sblocca distruggendo 30 UAV. Geggia sblocca uccidendo 30 nemici da accovacciato. Igre ce le ho tutte, non so che cos'è. Giungla uccidi 50 nemici usando sangue freddo. Rettile sblocca effettuando 18 doppie uccisioni
azioni con colpi singoli di lanciatore. Giungla, sangue freddo è il perk. Pietato, sangue freddo dovrebbe essere questa qua. Scheggia. 30 nemici da covacciato. Se che tanto dovete uccidere i nemici, mettete sempre dietro container, un po' lontani, vi accovacciate, vi sparate addosso e avete due finito. Due persone. Bravissimo, fai la doppia uccisione, quindi vi conta la doppia mimetica, perché la state facendo da covacciato, vi conta due kill perché sono due persone, in più vi conta la mimetica perché avete ucciso due persone contemporaneamente con un colpo. Quindi cercate sempre di unire, l'importante è che cercate di unire sempre, chiamiamole, diverse mimetiche. Direi che allora dell'SMRS non vi faccio vedere un gameplay perché mi sembra abbastanza inutile. Passiamo alla parte dolente di questo tutorial, cioè il tamper. Andrea, ci ricordi il tamper? Sabbia. Dai. Sblocca uccidendo 50 nemici. Drago. Sblocca eseguendo due uccisioni senza morire per 30 volte. Quindi dovete fare uccidere un amico, bene l'altro amico, uccidete l'amico e avete sbloccato la mimetica. Visto che i colpi non li potete recuperare, vi suicidate e ripetete l'operazione. Scheggia sblocca uccidendo 30 nemici da accovacciato. In questo caso fate da accovacciato, uccidi l'amico, uccidi poi l'altro amico e così fate la doppia mimetica. Tigre. Distruggi 10 volte qualsiasi serie di punti. In questo caso consiglio la torretta scudo. Giungla. Uccidi 50 nemici usando sangue freddo. Sangue freddo mettetevelo subito, appena iniziate con la cosa delle mimetiche, così siete a posto. Rettile. Sblocca effettuando 18 doppie uccisioni con colpi singoli di lanciatore. Ok, quello che abbiamo visto prima alla fine della fiera con l'FJ lo fate semplicemente col tamper. Kevin, mettiti il tamper, non c'è bisogno di mirare col tamper, ragazzi, c'è la traiettoria, mirate bene ai loro piedi, boom, li ammazzate. Se giocate con magari altri due amici, ditegli agli amici di mettere delle skin strariconoscibilissime. Allora, ok, ha fatto questa kill. Perfetto, bravissimo. Che brutta morte. Adesso manca il settore di 13, che anche quello è un figlio di culo. Da sabbia a rettile, prego. Sabbia, sblocca uccidendo 50 nemici. Drago, uccidi 50 nemici sparando senza mirare. Sempre detto container, io, Andrea e Bigno ci mettiamo lì fermi come degli stronzi. Arriva Kevin, si metterà senza mirare vicino a noi, molto vicino a noi, e sparerà prima a me senza mirare, poi ad Andrea senza mirare, poi a Bigno senza mirare, così intanto si è fatto 3 drago e 3 sabbia. Scheggia e uccidi 30 nemici mentre ti accovacci o scivoli. Quindi basta che si mette vicino a noi, accovacciato, e fa quello che vi ho detto poc'anzi. Igre, sblocca eseguendo 2 uccisioni senza morire per 30 volte. Giungla. Sblocca uccidendo 50 nemici mentre hai silenzioso di tomba equipaggiato. Kevin, mettiti silenzioso di tomba. Rettile. Esegui 3 uccisioni senza morire 18 volte. Orga, 10 spettatori, grandissimi. GG. Ok, vai che, raga, fermi immobili senza mirare, Kevin, bravissimo, vai. Molto bene, ragazzi, vedete, è molto molto facile. Bumbela. Tre stronzi che muoiono. Facciamo subito corpo a corpo. Drago sblocca uccidendo 30 nemici alle spalle. Alle spalle la medaglia knockout, ragazzi. Io faccio due mappe e la stessa modalità, quindi postazione, shipment e crossfire. Perché crossfire ci sono quelle postazioni come la prima, ma anche la seconda postazione soprattutto, sono le due più facili, che vi potete camperare, perché poi Andrea ce lo dirà, c'è l'uccisione accovacciato con l'arma corpo a corpo. Shipment serve più che altro per tutto il resto. Scheggia, uccidi 30 nemici mentre ti accovacci o scivoli. Tigre, sblocca eseguendo 2 uccisioni senza morire. Uccidi, uccidi e viene contata una mimetica. Giungla, sblocca uccidendo 50 nemici mentre hai silenzio di tomba equipaggiato. Rettile, esegui 3 uccisioni senza morire. L'ultima delle armi secondarie sono le pistole e le due rotture di cazzi, che sono lo shorty e la balestra. Ma lo shorty lo prenderemo come se fosse un fucile a pompa. Anche per la balestra dovete fare tutti contro tutti, perché se fate partite normali con la balestra non è ricavato un cazzo dal buco. Mi raccomando, munizioni iniziali massime e non toccate l'otturatore. Questo bene o male è la configurazione da utilizzare per la balestra. Rabbia, sblocca uccidendo 20 nemici. Drago, sblocca uccidendo 25 nemici sparando senza mirare. Keggia, sblocca uccidendo 25 nemici da lunga distanza. Tigre, sblocca uccidendo 90 nemici con
con gli accessori al completo. Completo, poi ci sarà quella senza accessori, poi colpo a testa. Dovete fare tutti contro tutti. Saranno tante partite, saranno rottura di coglioni, questo lo so. Metto vicino a lui. Vedete? Per colpo a testa. Molto semplice. Con la balestra potete recuperare i colpi, quindi mettetevi l'avvoltoio sempre. Brescia mi ha ucciso. Lunga distanza ho fatto contro Bigno, che era piuttosto lontano. Facciamo subito il fucile a canaliscia, così ci leviamo il dente, il dolore e il fiocco dalle balle. L'HS2126 è l'unico un po' rognoso, ma vi devo dire che con tutti gli altri fucili da pompa per me è stata una passeggiata. Molta gente non riesce a fare le kill dalla distanza, perché dovete puntare molto sulla dispersione mirando. In base a se dovete fare le kill senza mirare o mirando, dovete magari prima vi fate un equipaggiamento e poi ve ne fatto un altro. Si prova con questa configurazione. Io le avevo fatti tutti postazione crossfire, mi pare. Per la lunga distanza, ragazzi, crossfire è la migliore, perché i bot passano tutti in mezzo, quindi è una crema. Vedete? Gli ho fatto headshot con pompa. Cioè, guardate da quanta distanza, è una bomba. L'ultimo, sono i tattici. Quindi ritorno un po' al discorso che avevamo fatto nel precedente video dei cecchini. Questo qua è il mio equipaggiamento del chilo culotta. Mettetevi sempre l'avvoltoio, tutte queste cose qua. Come con i cecchini, anche qua c'è, ci dovrebbe essere la kill da covacciato. Allora ragazzi, bonus finale per quanto riguarda lo shorty. Non è proprio per lo shorty, vale per molti fucili a pompa, quasi tutti, a parte forse Jack 12. Il piccolo trucchetto da fare appunto per i colpi a distanza. Ci serve la dispersione in modalità di mirino, perché altrimenti di che cazzo stiamo parlando? Qual è il trucchetto che è molto basic? Sempre con l'amico X vi fate tutti contro tutti. Come arma secondaria magari vi mettete un l'Arenetti, per esempio, e semplicemente con la pistola sparate un paio di colpi all'amico per indebolirlo. E poi da lontano, sempre lì da dove state, iniziate a pomparlo dalla distanza. Quindi ragazzi, andate tutti là dietro un attimo a un solito punto. Facciamo Andrea, vedete, faccio così. Vedete, io lo indebolisco. E poi faccio così. Vedete, io prendo Bigno. E di nuovo colpo a distanza. Comunque ragazzi, questi sono i miei modi che ho trovato per poter fare in generale velocemente tutte le memetiche. Alcune sono molto più veloci, altre sono più lente. Se poi avete altri consigli, io sono stato molto generalista ovviamente, perché non posso far vedere ogni singola arma, perché sennò ci metterei 10 giorni. Quando poi ci sarà il video su YouTube, mi farete eventualmente sapere qua sotto nei commenti. Avete da dare altri consigli, magari modalità, mappe, equipaggiamenti, annessi e connessi. Ciao belli.